Buonasera. Voi vi chiederete perché la Federazione Italiana Pubblici Esercizi si interessa di queste problematiche? Che c'entra la ristorazione con il problema? Perché la soluzione evidentemente è stata accennata, l'utilizzo di un abbattitore, e chi può avere un abbattitore rapidissimo in casa non conviene. Anzi, apro una parentesi, il decreto Balduzzi del novembre dello scorso anno prevede l'obbligo per tutti i negozi che vendono pesce di scrivere su un cartello come si utilizza il pesce nel caso in cui il cliente voglia utilizzare del pesce a livello di crudo o di poco cotto. Questo perché? Perché evidentemente il consumatore non è al corrente di questi problemi e quindi abbiamo avuto in questi ultimi periodi, con la moda del pesce crudo, prodotto ottimo, portateci soprattutto dai ristoranti, dalla ristorazione giapponese, un picco di fenomeni di anisakitosi. Quindi per andare al ristorante per avere un prodotto di alta qualità e mangiare in sicurezza. Infatti, a parte a meno 20 gradi, 24 gradi per 20 ore il pesce, è possibile pure nel frigo di casa, nel freezer. Però il freezer di casa ha una temperatura negativa di 20 gradi, quindi il congelamento è essenzialmente lento, con delle conseguenze sul piano organolettico che non sono da trascurare. Quindi se uno vuol mangiare un buon piatto di pesce crudo deve recarsi in un ristorante, perché solo il ristorante è in grado, perché non è che fa il pesce crudo una volta ogni 6 mesi, è in grado di mettere a disposizione quei mezzi che adesso saranno illustrati per la sanificazione del prodotto, che addirittura esaltano le qualità organolettiche dello stesso e non pregiudicano il gusto e la palatabilità dei prodotti. Quindi noi con grandissimo piacere come federazione abbiamo accolto l'invito del presidente Lucchetta di venire qui su in questa terra del Friuli, per proprio in casa poi del produttore dell'Electrolux, per chiarire e soprattutto per promuovere una metodologia che riteniamo importantissima a fine della tutela della salute pubblica e del piacere di mangiare, perché mangiare è soprattutto un grande piacere. Grazie. Bene, grazie Marcello Fiore. E adesso la parola un po' che finire a Alberto Belloni, che oltre ad essere un esperto del freddo ci spiegherà per l'azienda Electrolux, a cui siamo ovviamente grati, questo abbattitore, che cos'è, come funziona e come obiettivamente è difficile che si possa, come diceva il direttore Fiore, difficilmente si può acquistare e portare a casa perché non conviene, probabilmente, perché non esca fuori, ma noi ci auguriamo che la gente vada felice e serena al ristorante. Appena dopo Belloni, lo chef comincerà a muovere qualcosa dal suo punto di vista, che poi alla fine è il terminale, è colui che propone, quindi ha una grossa responsabilità, quello del gusto e anche della sicurezza. Alberto Belloni, a te la parola. Grazie. Dal punto di vista mangiareccio ci sarà la cosa più bella, perché finora abbiamo parlato di situazioni quasi tragiche. Avete sentito, a volte si pensa che si voglia fare terrorismo a riguardo del consumo del pesce crudo. In realtà il problema è veramente grave e importante. Tenete conto che probabilmente magari pochissimi di voi consumano sushi, sashimi o frequentano ristoranti cosiddetti etnici, ma consumano comunque magari del cibo marinato o del cibo cotto o parzialmente cotto, un filetto scottato, o comunque normalmente nelle cotture di pesce non si raggiunge delle alte temperature per mantenere la qualità organolettica. Ecco qual è il discorso principale: la qualità organolettica
e Electrolux ha pensato e studiato un'apparecchiatura per garantire a voi consumatori finali che mangiate pesce crudo, ma che sia anche molto buono e che il ristoratore anch'esso serva un prodotto d'altissima qualità. La prima eccezione che di solito mi viene detta è, come avete sentito, che bisogna congelare il pesce, stare a meno 20 e così via. Ma io consumatore cosa faccio? Mangio il pesce surgelato. Il pesce surgelato non sarà mica sto granché, cioè è nel comune pensare che un prodotto, perdonatemi, congelato non sia massimo come prodotto fresco. In realtà le cose sono un po' diverse se vengono realizzate e fatte con un'apparecchiatura idonea. Questa apparecchiatura idonea è come si accennava, è il cosiddetto abbattitore di temperatura. Ormai se ne sente anche nelle trasmissioni televisive. Riusciamo a vederlo qua a Belloni? È quell'apparecchiatura che vedete lì. Fondamentalmente l'abbattitore di temperatura è un mega freezer, detto in termini molto, molto semplici, ovvero un'apparecchiatura che congela velocissimamente. Se per congelare qualcosa nei vostri freezer di casa un alimento ci mette 7, 8, 10 ore, questa apparecchiatura ci può mettere magari mezz'ora, 20 minuti, un'ora, dipende sempre dal volume. Nei freezer domestici spesso delle caratteristiche trovate 7 kg di congelamento in 24 ore, 10 kg di congelamento in 24 ore, è la resa del vostro freezer che comprate. E se vogliamo anche lui fa una specie di abbattimento, perché passa da un alimento che può essere a temperatura ambiente piuttosto che frigorifero fino ad arrivare a meno 20. Ecco, non è così efficace come questa macchina anche per eliminare questo problema, perché come hanno detto loro l'alimento va tenuto a meno 20 gradi per 24 ore, deve stare alla temperatura media di meno 24 di 20 gradi a meno 20 gradi per 24 ore. Invece nel momento in cui io introduco l'alimento nel mio freezer, dopo 6 ore sarà a meno 5, dopo 10 sarà a meno 12 e magari dopo 20 ore sarà a meno 20, ma non è stato per 24 ore a meno 20. Per cui se voleste fare a casa la cosiddetta bonifica, rendere un cibo sano da questo punto di vista, questo parassita, si chiama fare bonifica o bonifica preventiva. Ma veniamo all'aspetto più importante, perché conviene consumare il cibo crudo presso un ristoratore o presso dei posti che si sono dotati di un'apparecchiatura idonea. Se fate un congelamento nel vostro freezer di casa, quando il prodotto poi lo riportate per essere mangiato, vedrete che perderà acqua, perderà liquido, come quando scongelate la vostra bistecchina piuttosto che scongelate qualsiasi altro prodotto. La perdita di liquidi vuol dire perdita di volume, perdita di qualità dell'alimento, perché si perdono sali minerali che li buttate tranquillamente via nel lavandino e avrete un prodotto di qualità inferiore. Ecco perché si pensa, perché un prodotto congelato effettivamente è magari un prodotto di seconda qualità, perché effettivamente qualche volta è proprio vero. Per ovviare a questo sistema allora abbiamo l'abbattitore di temperatura. Vi faccio una cosa molto semplice, considerate i cibi come dei contenitori di liquidi. Una bottiglia d'acqua è un contenitore di liquido, la metto nel mio freezer, scoppia perché aumenta di volume. Il cibo lo metto nel freezer, l'acqua che c'è all'interno che viene congelata, perché nel cibo si congela l'acqua, non si congela qualcos'altro. Un pezzo di ferro diventa freddo, non diventa congelato. L'acqua che c'è all'interno del cibo tende ad aggregarsi su se stessa, fa in termini tecnici si dice macrocristallizzazione, aumenta il volume, rompe le fibre dell'alimento che la contiene. Nel momento in cui vado a scongelarlo, quest'acqua se ne va e si porta via sali minerali, qualità organolettiche e tutte le cose buone. Nell'abbattitore di temperatura invece questa cosa non succede, perché il ciclo è talmente rapido
e per cui l'acqua si forma in cosiddette microcristallizzazioni, cioè rimane ben distribuita, ben emulsionata all'interno dell'alimento, e nel momento in cui andrò a scongelarlo, a riportarlo a temperatura in cui vorrò consumarlo, avrò ancora un prodotto fresco. Infatti noi diciamo che l'abbattitore è l'unica macchina che ti dà il prodotto fresco. Introduci un prodotto fresco, poi lo restituisci ancora fresco. Il ristoratore normalmente questo sistema lo applica per il problema della Anisakis, ma spesso anche per lavorare un po' meglio, perché magari si forma gli sformatini o altri antipasti o altre preparazioni, utilizza l'abbattitore perché ci tiene al proprio cliente, ci tiene ad avere un prodotto d'altissima qualità. E anzi, normalmente il ristoratore che lavora con questo metodo è quello più preciso e più attento a quello che produce e quello che dà al proprio cliente, perché lavorare con questo metodo vuol dire avere un qualcosa di scientifico ben organizzato. Per cui quando consumate il pesce crudo nel vostro ristorante preferito, allora prima cosa chiedete se ha subito la bonifica preventiva, e nel momento in cui ve lo dirà, non è un ristoratore che vi rifila il pesce congelato, ma è un ristoratore che è stato attento alla qualità, anzi è un ristoratore che quasi è meglio degli altri, perché ha speso almeno i soldi per comprare la vittoria e perde del tempo a fare questo processo per darvi qualcosa in più. Noi come Electrolux abbiamo lanciato una nuova linea nel settore domestico che si chiama Grand Cuisine. So che parecchi di voi siete diciamo più consumatori che ristoratori. Glielo possiamo chiedere, non ti voglio interrompere. Tra di voi c'è qualcuno che è ristoratore o un pubblico esercizio? Uno? Due? Ovviamente associati siete con commercio, voglio dirlo, no? Qualcun altro? No, abbiamo due ristoratori. Poi al limite siamo disponibili alle vostre dubbi e domande. Paolo è responsabile di questa nuova linea e conosce molto bene. Mi sembra, io mi occupo solo del professionale, che anche per il domestico qualcosa si sta muovendo, perché possiate fare e lavorare bene con l'abbattitore anche a casa vostra. Perché come vi ho detto, se congelate il pesce che poi consumate crudo e ve lo restituisce fresco, anche se congelate la carne, se congelate degli altri alimenti e vengono congelati bene, poi ve li restituisce freschi, per cui è ottimo anche per le case. Prego Paolo. Assolutamente sì. Intanto buongiorno a tutti, io sono Paolo Bentemuzzo, rappresento Electrolux non solamente oggi, ma lo rappresento diciamo come chef all'interno dell'Academy di quello che è Electrolux Professional. Tutti i giorni ci interfacciamo con quello che è il cliente finale, quindi in realtà anche voi, perché abbiamo appunto adesso ultimamente lavorato anche con il domestico, c'è stata una specie di fusione delle parti dove abbiamo messo il nostro know-how a disposizione del domestico per fare delle migliorie all'interno delle macchine. Però per quanto riguarda il discorso del freddo, appunto volevo attaccarmi a un paio di concetti che sono stati detti, dal punto di vista neanche tanto di chef, ma dal punto di vista di persona che va al ristorante piuttosto che persona che va dal fruttivendolo, piuttosto che consumatore finale. Allora, in primis è vero, noi 6 mesi fa abbiamo lanciato una nuova linea che si chiama Grand Cuisine, è una linea 100% professionale per un